Ciao amici, come state? Io tutto bene, sono tornata con un nuovo video e vi avevo lasciato con l'ultimo che era anche il primo su questo canale, però ho visto che avete apprezzato molto, vi è piaciuto, mi avete commentato in un sacco e tantissime cose super carine, tra l'altro anche di proposte a quali video pubblicare su questo canale, quindi mi impegnerò e prometto che cercherò di portarvene il più possibile. Ormai sono alla 31esima settimana, quindi sono all'ottavo mese, manca poco, mancano quasi 60 giorni, domani mancheranno precisamente 60 giorni alla data presunta del parto, poi ovviamente potrà nascere anche qualche giorno, qualche settimana prima, tanto dalla 37esima in poi il bambino è totalmente formato e sarà tutto ok. Non ci resta che aspettare e nel frattempo dobbiamo però organizzarci per il suo arrivo, partendo appunto dalla valigia del parto, che è la cosa che faremo oggi insieme. Mi ero già prefissata di fare la valigia del parto durante il settimo mese, perché di solito è un pochino più sicuro, però alla fine non ce l'ho fatta, nel senso che ho fatto tantissime cose e non ho dato la priorità a questo, ma adesso che siamo appena entrati nell'ottavo mese, vi porto con me e la facciamo insieme. Questa qui è la mia valigia del parto, è bellissima, c'è scritto sopra mommy bag, la amo ed è super super spaziosa. Mentre Vicky è tornata nella sua solita postazione, vediamo insieme che cosa devo portare sia per me che per Tiago durante i giorni che devo rimanere in ospedale, sia il giorno del parto che i giorni seguenti. La prima cosa che leggo sono le ciabatte e ora vi farò vedere una cosa. Ho preso queste due paia di ciabatte, ma le ho prese per un motivo. Perché, dato che appunto al parto dovrò portare anche dei pigiami che saranno abbastanza larghi e comunque avranno dei bottoni davanti per facilitare l'allattamento, le ho presi esattamente dello stesso colore delle ciabatte, così che posso essere abbinata anche in ospedale. Infatti, il secondo punto erano camicie da notte. Io ne porterò due più un'altra, che ora vi faccio vedere, e cominciamo a metterle dentro. Metto dentro anche questa qui, che è un'altra camicia da notte. Dato che comunque dovrò stare lì 2/3 giorni, però non si sa mai, magari mi sporco, magari succede qualcosa, sempre meglio averne una in più, quindi porterò anche questa, che tra l'altro è apposta per l'allattamento, qui si può sganciare ed è molto più comoda. Una volta messe dentro tutte le camicie da notte, posso mettere dentro anche queste due bellissime ciabattine. Come terzo punto leggo assorbenti, che sono proprio gli assorbenti post parto. Eccoli qui! Onestamente non ho la più pallida idea di quanti me ne potranno servire, quindi porterò direttamente questo. Sono 12, non sono 50, semplicemente sono molto ingombranti, quindi li terrò direttamente qua dentro. Quarto punto, mutande in cotone. Allora, in realtà le mutande mi avevano anche consigliato di mettere quelle in rete, in retina, però non mi fanno impazzire, danno prurito. Io ho la pelle molto sensibile, quindi devo utilizzare soltanto certe cose sulla mia pelle. Pertanto utilizzerò le mutande in cotone che andranno appunto messe sopra agli assorbenti, che già sono mutande praticamente. Ovviamente non sono mutande normali, bensì hanno la pancera qua davanti. Diciamo che non so quanto vi possa interessare vedere queste mutande, però vabbè. sono molto elastiche, hanno la pancera davanti, sono morbide, sono 100% in cotone, quindi sicuramente per le esigenze in ospedale mi serviranno. E ne ho portate 4. Ma dato che non voglio spargerle nella valigia, ora vi farò vedere che cosa ho acquistato, sia per me che per Tiago, appunto proprio per fare la valigia del parto. Sono 8 bustine che servono proprio per organizzare le cose all'interno della valigia del parto, quindi magari per scrivere il primo cambio, il secondo cambio, ad esempio mutande, oppure qualsiasi cosa vi possa venire in mente, vengono dentro con il pennarellino per scriverci sopra. Quindi adesso iniziamo segnando mutande post parto. Perfetto, voi lo vedrete al contrario, però l'ho scritto giusto. Le ho schiacciate bene, adesso possiamo metterle dentro al borsone. Ora dobbiamo mettere gli asciugamani, che mi serviranno ad esempio l'accappatoio, però secondo me l'accappatoio è troppo ingombrante, quindi prenderò un asciugamano grande e due piccolini. Eccoli qui, ed ecco anche l'asciugamano grande. Molto probabilmente si sporcheranno, ma non importa, ne ho veramente a migliaia di asciugamani. Poi detergente intimo, io ieri ne ho acquistato uno proprio apposta per il postparto. Se vi interessa saperlo, è questo qui. Ora metto all'interno due reggiseni allattamento. Apro una parentesi qui, dato che non sono necessari da mettere, non sono necessari da utilizzare, dipende anche se voi deciderete di allattare o meno. A me personalmente piacerebbe allattare, poi comunque vedremo come andranno le cose. Mi hanno consigliato già di prenderle di qualche taglia in più, perché con la montata lattea aumenterà anche il seno.
quindi le ho prese di qualche taglia in più. Mettiamo anche questa crema che sicuramente mi servirà molto, anche se spero di no, che è la crema per i capezzoli, e in caso dovessi avere dei capezzoli mega dolenti, questa sicuramente mi aiuterà molto, anche se, ripeto, spero di non averli. Le coppette assorbilatte le metterò qui dentro insieme ai reggiseni dell'allattamento, dato che così sfusi si perderebbero. E infine vi faccio vedere due cambi che mi porterò in ospedale, che già so che non utilizzerò fino al giorno del parto, e poi i calzini, che appunto, vabbè, quelli ne ho anche a migliaia, quindi metterò già dentro la valigia. Allora, come cambio per l'uscita utilizzerò questo vestito, che è molto 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 largo e sarà anche adatto per quando nascerà, dato che farà molto molto caldo, e è largo ma a maniche corte, così. Secondo me è perfetto. Questo lo terrò proprio apposta per quando uscirò dall'ospedale, quindi non mi servirà in questi mesi. Mentre come ulteriore cambio, in caso non volessi vedermi magari in pigiama tutti i giorni che dovrò rimanere in ospedale, porterò questi pantaloncini che sono molto a vita alta. Non sembrano dei pantaloncini in realtà, però vi assicuro che lo sono. Nel senso che arrivano proprio sopra la pancia, dato che dopo il parto un pochino di pancia mi sarà rimasta comunque. Con questa magliettina qui, troppo troppo carina. Metto dentro due paia di calzini, dando per scontato che in realtà ne utilizzerò soltanto un paio, perché mi serviranno soltanto per quando dovrò uscire, che avrò le scarpe da ginnastica, il resto del tempo rimarrò in ciabatte, ma ne portiamo uno in più. Le ultime cose che metterò all'interno di questo borsone del parto saranno appunto qualche giorno prima il dentifricio, i miei trucchi o comunque le cose per la mia beauty routine e basta. In caso comunque dovessi dimenticarmi un'ulteriore cosa, io abito proprio molto vicino all'ospedale dove partorirò e mia mamma anche. Lei ha le mie chiavi, quindi non ci metterà nulla a venire qui a prendere ciò che mi serve. Detto questo, possiamo chiudere il mio borsone del parto e possiamo passare al borsone di Tiago. La borsa per Tiago è questa qui, c'è scritto baby bag ed è troppo troppo carina. Iniziamo a riempirla. Io direi di cominciare con il primo cambio in assoluto, quindi il cambio nascita, che inserirò in questa bustina con scritto Tiago. Questo mini body microscopico davvero troppo carino. È proprio fatto apposta per la nascita, l'ho già lavato, comunque tutti i vestitini che verranno messi a Tiago li ho già lavati. L'unica cosa che volevo controllare se ci fossero etichette, infatti ce n'è una qui lunghissima che taglierò perché mi darebbe molto fastidio. Perfetto, una volta tagliata passiamo alla tutina che metterò sopra, che è questa qui, che anche questa è proprio adatta per la nascita. In realtà ha già i piedini, così, però io porterò degli ulteriori calzini perché non si sa mai, microscopici. E poi queste qui che sono, non so come si chiamano onestamente, ma sono tipo dei guantini che vanno messi ai bimbi perché si potrebbero graffiare. Non so nemmeno se li utilizzerò, però noi li portiamo. E infine il cappellino abbinato. Quindi ricapitolando, per il primo cambio porterò appunto il cappellino, le calzine, questi guantini, un body e una tutina intera. Il primo cambio è pronto. Nella lista dell'ospedale c'è scritto 3 o 4 body a mezza manica o senza maniche e poi 3 o 4 tutine adatte alla stagione ed eventuali calzini. Quindi io porterò tutto, cioè 3 body e 3 tutine intere, così se dovesse servire, non so, magari quel giorno piove, c'è sfiga e piove, e serviranno, quindi comunque io per sicurezza le porto. E andremo a metterle qui segnando secondo cambio, terzo cambio, quarto cambio, bla bla bla. Io come secondo cambio metterei questo body con queste calzine, cappellino, già spunta qua l'etichetta. Ecco qui, e insieme al secondo cambio io aggiungerei una tutina intera, se non servirà rimarrà dentro a questa bustina. Per abbinarla la metteremo rossa. Ecco qui pronto il secondo cambio, dopo il cambio nascita, possiamo metterlo dentro. Come terzo cambio e penultimo io metterei questo qui di Armani, che carino, sono così piccoli, con il cappellino abbinato, le calzine. E poi sopra questo qui che è la tutina. C'è anche la tutina un pochino più lunga di Armani, ma è troppo grande perché è tipo 6 mesi. Mentre come quarto e ultimo cambio metterò questo body che ha i pantaloncini praticamente, della Jordan, così. E come tutina questa qui di Lakers viola, che è troppo carina, con le calzine bianche normali e un cappellino. Porterò un asciugamanino per Tiago, che sarà questo qui,
con i due gattini che si baciano, che tra l'altro ve l'ho già fatto vedere nel video precedente. Due bavaglini, questo con il suo nome e questo qui è sempre di Armani con il body che vi ho fatto vedere prima. Metterò all'interno del borsone anche queste tre mussoline, che sono anche per avvolgere il bambino i primi giorni di vita. Un pacco di salviette in caso dovessero servire anche per me. Questa qui che è la retina per avvolgere l'ombelico del bambino, che credo però mi daranno anche in ospedale, ma comunque noi ce la portiamo per sicurezza. Una coperta in pile, questa veramente non pensavo di doverla portare, non sto scherzando, devo portarla sul serio. Me l'hanno detto al corso preparto, infatti quando me l'hanno detto ci sono rimasta un po' tipo... ma sarà agosto, si muore di caldo, però serve perché i primi momenti, proprio le prime ore di vita, il bambino ha bisogno di tanto calore e quindi bisogna portare una copertina di pile. Comunque probabilmente si sporcherà, infatti questa coperta non è proprio la mia coperta preferita, insomma. Infine, come ultima cosa, non è segnata e in realtà non tutti la portano, però probabilmente la utilizzerò quasi al 99%, il ciuccio, soltanto che è da sterilizzare. Quindi me lo metto da parte e poi quando lo sterilizzerò lo aggiungerò alla valigia, come poi aggiungerò anche nella mia valigia tutte le cose, il beauty e le cose all'ultimo momento che mi serviranno. Per quanto riguarda i pannolini, tutte le cose che servono per lavarlo verranno fornite direttamente dall'ospedale, quindi non mi devo preoccupare di queste cose. Il video termina qui, io ho finito di fare la valigia del parto, finalmente ci ho messo tantissimo, anche se questo video non renderà l'idea, ma ci ho messo veramente tanto. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere e fatemi sapere soprattutto quali video vi piacerebbe vedere nei commenti. Cercherò di soddisfare le vostre richieste, vi mando un bacione.